Ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla serie di Minecraft Ita Survival. Oggi è il 16 agosto, però io lo sto registrando il 15, quindi buon Ferragosto a tutti, anche se in ritardo. Oggi andremo a fare una struttura per gli animali, ovvero una stalla, e penso di farla tipo lì sulla collina o qui, adesso un attimo vedo, intanto andiamo a prendere della legna. Perché è proprio una struttura per gli animali e non una farm? Beh, semplicemente perché qua vicino ci sono molti animali ed è per questo che ho deciso di fare prima la stalla degli animali e non la farm, ovvero anche perché mi costa un casino, perché non vorrei fare la solita farm di poveri lì vicino al fiume o i laghetti qua vicino, ma volevo fare qualcosa di molto più bello e per farlo ci servirebbe un sacco di materiali che in questo momento non ho. E tre materiali che mi servirebbero per ottenerli ci vorrebbe anche molto tempo e dovrei avere una farm di cibo abbastanza buona. Intanto qua ci sono i lupi, non mi dimentico sempre. La prossima volta andremo a catturare anche un qualche lupo, sperando di trovare qualche scheletro di notte, in modo da poter essere sempre difesi, anche perché nella difficoltà difficile non ci si può mai aspettare in quali tipi di pericoli possiamo imbatterci. Comunque vi starete chiedendo perché stavo andando a prendere della legna. No, forse non ve lo state chiedendo, perché comunque è talmente ovvio che anche questi cani qui vicino l'avrebbero capito. Ovvero voglio fare una stalla ovviamente in legna, perché in pietra, diciamo che le stalle in pietra non è che vadano tanto di moda. E poi il legno è la risorsa più disponibile qui vicino. E inoltre siamo anche in tema con la casa, perciò cosa vuoi più di così? Ok ragazzi, direi che con la legna siamo a posto, 48 e 12, che fanno 60, vabbè, anche se non è con 64 preciso, va bene lo stesso, poi se serve altra legna l'andrò a prendere. La strada dove potremmo farla? Qua, secondo me, è troppo vicino alla nostra casa. Lassù, invece, proprio direttamente di fronte alla nostra casa, o qua di dietro? Beh, di fronte c'è più spazio, quindi io direi di farla... non lo so, ragazzi, non lo so, veramente, perché... mi sa un po' di brutto. Anche qua c'è tipo una bellissima prateria. Non vorrei rovinare il paesaggio. Solo che là c'è troppo poco spazio. Beh, ragazzi, facciamola qui, dai. Chi se ne frega. Quindi, allora, come iniziare? Allora, l'entrata vorrei farla tipo... qui, di fronte al laghetto, tu mucca, spostati senza morire. Mettiamo un attimo un po' di erba, io vorrei fare uno, due, anzi no, aspetta, volevo riportare un attimo il tema della nostra casa, quindi iniziare con la legna grezza, perché è sempre molto bello, quindi facciamolo largo 2. Così, e qua facciamo un attimo... dammi un attimo questi blocchi, riprendi le torce. Ok, così, come se fosse una trave. Poi questo blocco possiamo anche lasciarlo. E anche facciamo uguale anche di qua. Anzi no, idea migliore, sprecheremo un casino di materiali in più, però secondo me è più bella. Ho detto come una trave, quindi sarà una vera e propria trave, che si prolungherà per tutto il lato, anzi per tutti i lati. Ragazzi, sarà un suicidio prendere tutti questi materiali, però lo farò. Allora, 1, 2, 3, 4, sì, dai, direi che può andare. Poi, così in verticale, fanno anche di qua, 1, 2, 3, 4, quindi qua, poi prendi altra terra che non ho, la vado a prendere subito. Ampliamo un attimo un po' qua la terra, quindi portiamola avanti per tutta questa fila. E anche un po' di qua per non far vedere che la struttura coincide proprio con la terra disponibile, che è bruttissimo. Quindi 3, 4. Vabbè dai, prima facciamo un attimo qua le finestre. 1, 2, 3, 4. Direi un attimo. Sì, togliamo un attimo. Lo fare in questo modo. 1, 2. Inoltre mettiamo... facciamo adesso una crafting table, facciamo qualche slab, perché sennò gli animali che sono al T1 escono e fanno i lezzi. Ecco, 1, 2, 3, ecco, mini finestre, non si vede un cazzo, forse meglio
fare in un altro modo. Così. Che ne dici? Sì, dai, da lontano com'è? Sì, proprio nel lago devo cadere. Beh, dai, non sembra niente male. Poi dopo contate anche il fatto che ci sarà il tetto e sarà molto più bello. Quindi riproduciamo la stessa cosa anche di qua. Quindi ora vado a prendere l'altra legna e facciamo anche gli altri lati. Ok, ragazzi, ho preso un botto di legna, vedete, guardate, 64 e 42. Ho distrutto pure l'ascia. Ora possiamo fare finalmente questi altri lati. Vorrei farlo. Se questo è lungo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, più 4, 14. Aspetta che conto, che magari mi sbaglio. Infatti mi sono sbagliato, è 16. 16 direi fare 32. Quindi non so se questi materiali bastino, spero tanto di sì, perché 32 è veramente una roba indecente. Anzi, raga, mi sa che 22 è molto meglio, perché 32 dopo viene decisamente troppo lungo. Non solo non lo farò, non solo perché serve una quantità indecente di materiali, ma soprattutto perché dopo 32 viene veramente troppo lungo. Magari sistemo un attimo il tronco in verticale, perché ho visto che dopo si vede proprio la parte interna del legno ed è veramente brutto da vedere. Ok, no, ho sbagliato, cavolo, dai. Oh, porca puttana! Mi serve un'ascia. Perfetto. Abbiamo finalmente finito. Levati dalle palle. Porca troia, levati! Cavallo di merda. Ok, ho finalmente finito di usare la legna grezza. Ora posso utilizzare quella normale e fare tutti i lati. Quindi iniziamo a mettere i blocchi. Vai via. Levati dal cazzo. Ecco, guardate, guardate. Sembra quel blocco sbagliato che ti fa perdere tempo inutilmente. Guardate, proprio detto fatto proprio. Ma che palle! Perché sono così deficiente? Io mi suicidio. Finito finalmente. Ora metti le scale. Ok. Stavo dicendo. Ok, per fortuna le ho messe tutte dal verso giusto e la sbaglio ovviamente. Ok, quindi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E riproduciamo la stessa cosa che abbiamo fatto nei lati qui, anche di qua. Perfetto. Sta venendo bene, dai. Almeno spero. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5, 5, 5. Oh, allora è tutto simmetrico. Un attimo a vedere. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, perfetto allora. Ok, distruggo un attimo tutto il pavimento. Quindi velocità 200 a partire da ora. Porca troia. Devo ripassare praticamente tutti i blocchi. Perché nei posti in cui saranno gli animali, l'erba deve rimanere. Quindi io ho fatto una stupidaggine, porca troia. Dai. Perdere un casino di tempo per far cosa? Per poi rimettere quello che ho distrutto. Ho un'idea. Spero che sia buona. Perché non lo so ancora. Diciamo che non mi fa impazzire, però dovremmo bastare, dai. Perché dai, ha uno stile tutto suo, dai. Va bene. Poi se non vi piace l'entrata, scrivete nei commenti e la sistemerò, la rimetterò come prima. Trasformiamo metà di questi in slab. Ecco, 60. Spero basti. No, in verità non basteranno mai, però spero bastino. Velocità 200. Perché c'è qua un animale che. Ecco, è il creeper, lo sapevo, lo sapevo. Sapete perché? Perché sentivo qualcuno che strisciava nell'erba e che non faceva rumore. Non poteva essere altro che un creeper. Quella merdina lì. La merdina, guarda, guarda, guarda. C'è la punta dei capelli. Guarda, testa di cazzo lì, guarda. Verde.
Testa di cazzo verde. Resta di buono e non rompere i coglioni, per favore. Allora, io il tetto lo farei con slab. Non troppi, perché vorrei fare anche un botto di scale. Ok. Con questi restanti facciamo altri slab. Perché volevo fare... Allora, le scale non ti basteranno mai, quindi... Io direi neanche... Non direi, direi di non iniziare neanche ad andare a prendere altra legna, perché... Vorrei fare almeno tre file di scale. E poi... Concludiamo con gli slab. Dovrebbe bastare così, dai. E la peppa, sì. Bastano e avanzano. Sì, dai, direi che così può andare. Oppure fare roba tipo del genere. Com'è? Sì, va benissimo. Dai, prima che diventi notte, vai, andiamo a costruire un po'. Dai, questa parte è veramente lunga. Poi sta diventando anche notte, quindi finisco un attimo questo lato qui. Questa fila di scale, poi andiamo un attimo a dormire. Con l'ascia in mano, cioè, lui dorme con l'ascia in mano, ovviamente. Ovviamente, per far vedere che dorme con l'alza bandiera. Quest'altra parte sarà un po' più noiosa, un po' più lenta. Quindi, prepariamoci. Quattro. Cioè, io devo farmi altre tre scale solo per quel pezzettino lì. Precare un altro pezzo di legna grezza solo per quel pezzettino lì. Palle. Ora possiamo finalmente mettere gli slab che non basteranno mai nella vita. Non basteranno mai, ve lo dico. Anzi, intanto che ci siamo facciamo subito degli altri. Che palle, sono pure caduto per il lag, ma perché? No, aspetta. Aspettate ragazzi, posso metterlo dal basso, un po' più comodo, forse, eh? Vabbè dai, mettiamolo dal basso. Da quanto è rimasto? Così poco? No, non bastano, devo farmene degli altri. Poi vediamo se funziona la regola dell'ultimo pixel. Vediamo. No ragazzi, non funziona più. Perché per chi non lo sapesse, nelle vecchie versioni c'era la regola dell'ultimo pixel, che sarebbe dire che... Lo slab che forma la parte alta del blocco, ovvero per esempio questo è un blocco. Questo slab che è l'ultimo slab che ho messo sarebbe la parte alta del blocco. Se io cerco di piazzare uno slab vicino come sto facendo adesso, no? In questo modo. E lo faccio selezionando l'ultimo pixel. Il blocco, lo slab non va a posizionarsi nella parte alta del blocco, ma va a finire nella parte bassa del blocco. Era una cosa veramente fastidiosa, perché mentre costruivi si andava sempre a formare quella... Andava sempre a perdere tempo. Comunque, ecco, se avete visto, mancavano anche altri due buchi, quindi non ho avuto sfiga. Erano proprio precisi le scale che ho fatto, dai. Mi va bene. Anche se comunque, come vedete, si è formato un bug, ovvero qua c'è la luce del giorno e qua è completamente notte. Veramente brutto, devo metterci subito delle torce. Uno. Ho sentito il rumore. L'ho sentito ragazzi, l'ho sentito. Infatti ho urlato ancora prima di vederlo, se non ve ne siete accorti, porca troia. Avevo detto che spawnavano i creeper qua nel buio. Però che palle, ma non credevo così in così poco tempo. Almeno ci speravo. Dai, ma perché creeper di merda? Fanculo te e la tua razza di merda. Dovete esplodere peggio dell'Isis, ma non qui. Intanto guardate, la forma è veramente bella. Molto ma molto bella. L'entrata io la lascerei così. Però se veramente è un pugno in un occhio per voi, fatemelo sapere, la cambierò. Anche se comunque mi piacerebbe tenerla così. No, ho attivato la merda. Quindi io direi di fare subito le stazzonate. Sì dai, passiamole in birds. Sì, dai. Allora, usa il legno normale, quello di quercia, per fare i bastoncini e fai le stazionate. Ok.
Ora subito posizionare dove vogliamo noi, così intanto ci facciamo, ci mettiamo anche delle torce, illuminiamo un po'. Soprattutto dopo perché sta arrivando notte, non voglio che spawnino altri creeper, in modo da non prendere altri infarti. Questa sarebbe una cosa molto gradita, se possibile. 3, 2, 1, 0. Precisi, precisi, raga. I tappetini per ora... Per ora no. Mettiamo altre torce e dai, diciamo che... È venuta carina, dai. Qua ci... Qua tenete conto che si riempirà tutto d'erba. Ci metteremo qua mucche, mucche, maiali, maiali, o pecore, pecore, e qua maiali, maiali. Laggiù invece due cavalli. E quindi diciamo che sarà molto bello. E per concludere, portiamo appunto il nostro cavalluccio all'interno della sua dimora. Si può dire definitiva? Sì, per qualche... per molti episodi sarà la sua postazione definitiva. Comunque, se avete notato prima, ero passato in mezzo al blocco, quello lì, dove abbiamo fatto l'entrata, quella che all'inizio mi sembrava molto brutta, ma che ora mi sembra abbastanza carina. Siamo passati, precisi precisi, non ho subito danno, quindi è anche utile, oltre che carina. Ok ragazzi, il video è stato abbastanza lungo da registrare, però non penso sia venuto così tanto lungo, sarà venuto sui 12-13 minuti. Vediamo se poi ci ho azzeccato. La forma è veramente molto bella, soprattutto la parte centrale, dove vedete che, come dire, è un po' tridimensionale ed è molto carina, soprattutto le finestre e l'entrata. Non è venuta bene. Fatemi sapere se vi è piaciuto nei commenti, mettete like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!